Bentornati sul mio canale, io sono Diletta e oggi vorrei parlarvi di Elio Vittorini. Se è la prima volta che ascoltate i miei podcast, non scordatevi di andare ad ascoltare anche gli altri, sono tutti collegati e soprattutto fondamentali proprio per questo motivo da ascoltare. Chi era Elio Vittorini? Un noto traduttore, critico letterario italiano e scrittore, nato a Siracusa nel 1908. Da padre siracusano di origine borghese da parte paterna. In seguito al trasferimento, ai numerosi spostamenti del padre di lavoro, quindi per la Sicilia, insieme al fratello Giacomo, durante gli anni dell'infanzia, Vittorini ebbe modo di ampliare le proprie vedute, anche a livello letterario e giornalistico. Infatti, vediamo che a partire dal 1930, anno in cui si trasferì a Firenze, lavorò come correttore di bozze alla Nazione e aveva iniziato a scrivere anche articoli e pezzi narrativi inviati a Curzio Malaparte, pubblicati poi sulla rivista La Conquista dello Stato. Nel 1927 pubblicò il suo importante e primo scritto narrativo, ovvero il ritratto di Re Giampiero, mentre nello stesso anno aveva sposato Rosa Quasimodo, sorella di Salvatore Quasimodo, al quale vi rimando perché è già presente un podcast. Nel 29 iniziò a collaborare alla rivista Solaria e venne pubblicato sull'Italia Letteraria un suo articolo, Scarico di coscienza, in cui accusava la letteratura italiana di provincialismo. Mentre nel 1931, per le edizioni di Solaria, uscì il suo primo libro, Piccola borghesia, ristampata poi da Arnoldo Mondadori Editore nel 1953, mentre dal 1933 al 1934 uscì a Pontate il suo romanzo Il garofano rosso, che a causa della censura fascista venne poi pubblicato solo nel 1948 da Mondadori. Nel 1931 un'intossicazione da piombo lo portò ad abbandonare il posto di lavoro di correttore di bozze e visse quindi solo delle traduzioni dall'inglese e dell'attività di consulente editoriale. In particolare tradusse Faulkner, Poe e Lawrence. Attestandosi su posizioni di fascismo di sinistra, nel 1936, quando scoppiò la guerra civile spagnola, Vittorini invitò gli italiani, i fascisti in particolare italiani, a avere un appoggio verso i repubblicani contro Francisco Franco e questo gli causò l'espulsione dal partito fascista. Ebbe quindi un avvicinamento politico al movimento libertario. Nel 1936 aveva pubblicato Nei Morlacchi, Viaggio in Sardegna, che gli consentì di vincere il premio letterario indetto dall'infanzia, ristampato poi questo romanzo da Mondadori con il titolo Sardegna come un'infanzia nel 1952, mentre dal 1938 al 1939 uscì a Puntate su letteratura il romanzo Conversazione in Sicilia, pubblicato in volume nel 1941, prima da Parenti e poi da Bompiani con il titolo originale. Inoltre, dopo aver ricevuto un incarico editoriale, nel 1939 si trasferì a Milano e lì diresse la collana La Corona e curò un'antologia di scrittori statunitensi americana, che a causa della censura fascista venne pubblicata solo nel 1942 con tutte le note dell'autore soppresse. La versione integrale risale al 1968. Per quanto riguarda la partecipazione alla resistenza e all'antifascismo, dobbiamo dire che entrò nel Partito Comunista nel 1942, partecipando quindi attivamente alla resistenza. E nel 1945 fu direttore per un certo periodo di tempo dell'edizione milanese dell'Unità. Collaborò con Milano Sera e pubblicò presso Bompiani il romanzo Uomini e No. Fondò la rivista di cultura contemporanea Il Politecnico.
Successivamente, nel 1947, quando la rivista Il Politecnico terminò le sue pubblicazioni, Vittorini pubblicò presso Bompiani il romanzo Il Sempione strizza l'occhio al Fraijù e nel 1949 uscì Le donne di Messina, poi ristampato con varianti nel 1964. Sul Politecnico Vittorini riprese l'appello di Jean-Paul Sartre per una cultura che fosse in grado di liberare dalle sofferenze e che non consolasse soltanto, ma che fosse soprattutto rivolta a condannare le culture antifasciste che non avevano saputo prevenire i disastri della Seconda Guerra Mondiale. Per quanto riguarda invece la collana I gettoni, venne diretta nel 1951 in seguito alla ricezione di questo incarico da parte di Giulio Einaudi e durante questo periodo si trovò a rifiutare opere dal calibro di Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e anche la pubblicazione del dottor Zivago di Pasternak. Per quanto riguarda invece la collaborazione e il sostentamento verso giovani scrittori italiani, troviamo la figura di Calvino e Fenoglio. Dal 52 al 55 lo scrittore lavorò al romanzo Le città del mondo, che poi venne abbandonato e incompiuto e pubblicato postumo nel 69 da Einaudi, e completò definitivamente Erika e i suoi fratelli, pubblicato nel 1956 da Bompiani. Per quanto riguarda invece gli ultimi anni della vita di Vittorini, dopo aver partecipato alla candidatura nelle liste del Partito Socialista Italiano ed essere diventato presidente del Partito Radicale, nel 63 si ammalò di cancro allo stomaco e subì una delicata operazione chirurgica. Nonostante la malattia, riprese a lavorare dirigendo la collana Nuovi Scrittori Stranieri per Mondadori e l'anno successivo il Nuovo Politecnico per Einaudi. Nell'estate del 65 le sue condizioni si aggravarono irreversibilmente e morì quindi a Milano nella sua casa di Viale Gorizia nel 66. Se avete trovato interessante questo podcast, fatemelo sapere tramite un commento, un like o un'iscrizione. Per questo audio è tutto, ci sentiamo prestissimo.